Benissimo, ho appena finito la prima gara, il gioco è crashato. Adesso ripartiamo col video. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Senza perdere troppo tempo, andiamo a vedere come si comporta e cosa ci porta nel gioco questo nuovo update, il numero 4. E mentre avvio il gioco per la prima volta, se volete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, ragazzi, sarei molto contento perché il vostro contributo è fondamentale. Vi porta via un secondo e per me fa sempre la differenza. Grazie mille per tutto il supporto che mi state dando. La patch è qui. Andiamo a vedere se ci sono delle note della patch, appunto qua. Ci spiega quello che ho già portato comunque in un video di anticipazione l'altro giorno. Arriva Daytona, andiamo subito a provarlo. Poi ci sono le sfide italiane, le abbiamo viste come cose principali. Quindi usciamo da qui, torniamo nel menu principale e arrivano anche le auto. Prima auto con il pass auto, il car pass. Abbiamo la McLaren Senna GTR, appunto abbiamo vista nel video precedente. Arriveranno una auto per settimana ogni giovedì, da oggi fino a metà febbraio circa. Questo nel dettaglio, sempre nella parte dei messaggi, ci sono quattro auto spotlight in evidenza, andiamo a vederle anche nel concessionario. Da oggi, appunto, dal 18 per una settimana, poi dal 25, le abbiamo viste, sono le auto che arriveranno a cadenza settimanale nell'autosalone, nel concessionario, con lo sconto del 30%. Non la voglio adesso, in realtà voglio andare a fare un piccolo giro per vedere appunto come alla fine i giochi si giochiamo anche proprio per godere dell'esperienza in pista. In realtà in carriera arriva anche altra roba, abbiamo visto, ci sono tantissime cose. C'è il Italian Challenge Tour, quindi tour sfidanti italiane. Sono queste, le ho portate appunto come video che anticipava l'uscita della patch qualche giorno fa e appunto in concomitanza con l'uscita nel concessionario di un'auto in evidenza, in questo caso la vedete qua, la Lancia Delta, c'è un mini tour di quattro gare, quindi comprate l'auto in sconto. Ovviamente questo è tutto legato, no? Fanno uscire un'auto, come detto, comprate l'auto, fate la serie di gare, completate questo tour. Poi la settimana dopo, quindi già giovedì prossimo, uscirà questa Abarth, la Spider, la comprate e fate questo tour. Questi sono quelli in primo piano, appunto, legati alle auto in evidenza. Torniamo a noi. Voglio farmi una bella gara in pista. Che auto utilizziamo? Utilizziamo una. Avevo comprato tempo fa, la vedete qua, la McLaren Senna normale, adesso è uscita la GTR col car pass. E perché non prenderla direttamente e portarla? Gara circuito, gara durata, mettiamo pochi giri, vediamo dove andare, ma immagino lo sappiate già qui a Daytona che è appena uscito. Non casuale, voglio ovviamente quello autosportivo, sarebbe il circuito stradale su altri giochi, questo interno e non il triovale, perché quest'auto non mi va così. Facciamo tre giri tranquilli, partiamo in piena notte, partiamo a mezzanotte. Siamo prontissimi, ragazzi. Daytona, circuito interno, quello per le auto sportive, stradali, dove ovviamente non si fa il triovale, ma si percorrono delle curve, quindi è tutto un po' più complicato Mamma mia, come mi parte già. Andiamo un attimo dentro. Non male anche da qua. Vediamo se le prestazioni reggono come vorrei. Per ora, cos'è? Cos'è sto ingorgo, ragazzi? Ovviamente abbiamo fatto girare tutti, ma qui è la solita partenza. E comunque non migliorano molto, guardate anche. Piccolo autoscontro anche con l'intelligenza artificiale, ma va bene così. Volevo dire che in partenza spesso c'è questo. La lotta è serrata, eh. Visto cosa ha fatto l'AMG, ci ha parato fuori. Noi ripartiamo dal fondo praticamente. Sono fermi. Sono fermi. È il livello più alto che possa selezionare qui in game. Il sound del motore mi piace. Daytona c'è. Ci passerò qua sopra molto tempo perché uno dei tracciati. Il triovale mi interessa onestamente poco. NASCAR a parte. Qui devo prendere riferimenti diversi da GT. L'auto fa abbastanza un bello slide in fase di uscita. Vediamo se Bentley ci lascia passare con questa piccola spinta. La sesta, non perdiamo. Vedete qua è molto difficile sapere dove sia l'altro, dall'interno. C'è una freccia che non ti dà idea. Andiamo lunghi in
in lotta. Perdiamo la posizione, vediamo se torna. Torna la grandissima. C'è tantissimo, si vedete quanto input arrivi con un minimo accenno di tocco sul volante. Prima gara Daytona ovviamente da dimenticare, come mi aspettavo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da vedere adesso post gara. Benissimo, ho appena finito la prima gara, il gioco è crashato. Adesso ripartiamo col video. Ok, siamo al secondo avvio del gioco dopo il crash. Ci riprovo per vedere se è veramente un problema costante. La voce ci ha spiegato che nel 66 hanno appunto, sono partiti con le gare a Daytona per fare una 24 ore, andare a sfidare Le Mans, ed è diventata a quel momento un appuntamento prestigioso per tutti gli americani appassionati di motorsport. Noi andiamo. La visuale dall'interno è spesso quella che preferisco, ma a volte, non vedendo soprattutto quello che accade attorno, non ho un radar decente. Qui c'è sempre qualcosa che non va, è con loro che si... Guardate come si piantano! Bisogna fare attenzione. Vabbè. Conviviamo. Abbiamo superato. Li vedo già per rallentare, per questo faccio passare lui, perché tanto erano praticamente già fermi lì sul cordolo in uscita. Qui autoscontri costante. Non mi piace per nulla il suono dei contatti, sembra molto plasticoso, mentre andiamo lunghi e larghi. Vediamo che succede alla fine di questa gara. Un giro soltanto per testare nuovamente se crash. E se crash, ragazzi, chiudo, non posso ogni volta doverlo riavviare. Abbiamo capito che la sesta è da tenere. Anche qua troppo input, ma prima del volo. Guardate quanto gira, in realtà veramente sono pochissimi gradi. Qua è la solita battaglia. Ho scoperto che le marce possono essere tirate all'inverosimile. Ho un limitatore che concede molto. Sono a pari con Dorian. Ah, mi prende. Mi ha preso. L'unica è pit maneuver. Tentata, non riuscita. Allora, questa è la gara. Ho girato col tempo imbarazzante, perché qui davanti ovviamente prendono e vanno. Continuo. In realtà prima non ho continuato, l'ho lasciato stare lì in attesa che finisse tutta la preparazione post gara. Schermo nero. Parlo così non ci sono alcuni tagli. Non vorrei che qualcuno pensasse che sono io a chiudere il gioco. Non ho fatto nulla, ragazzi. Non ho fatto nulla. Due gare su due è crashato. Che dire? È rotto? Penso di sì. Non so cosa fare. Avete dei consigli? Per favore fatemelo sapere nei commenti, perché non mi va di fare adesso ogni gara. PC? Ok, sono su PC e non su Xbox. Fatemi sapere la vostra esperienza, perché così, secondo me, non si può andare avanti. Ringrazio come sempre il tuo supporto. Per favore, veramente, nei commenti ditemi se per voi funziona, che configurazione utilizzate, perché così non posso fare una gara. Se faccio la carriera, probabilmente torniamo ai problemi che avevo avuto nelle patch precedenti. Faccio la carriera, una gara, crash, non mi salva nulla. Qui era un test solo per verificare l'auto nuova arrivata col pass auto e Daytona, che è bellissimo. Però così, ragazzi, siamo veramente messi male. Ci vediamo alla prossima. Ciao.